Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova creepypasta. Oggi vi parlerò della leggenda dello Slenderman, una figura mitologica che si pensa che appartenga addirittura al passato. Iniziamo. Slenderman è una presunta figura paranormale che si afferma esista da secoli e copre una larga area geografica. Coloro che credono nello Slenderman legano le sue apparizioni ad altre leggende, quali l'uomo nero o l'uomo ramo. Slenderman è un essere, in apparenza maschio, che somiglia a un uomo con le braccia e le gambe estremamente lunghe ed esili. Sembra avere anche dai 4 agli 8 tentacoli lunghi e neri che sporgono dalla sua schiena. Si teorizza che possa contrarre i suoi tentacoli a piacimento. Viene descritto con un completo nero e, come suggerisce il nome, appare molto snello e capace di allungare i suoi arti e il torso in una lunghezza disumana per indurre paura ed intrappolare le sue prede. Una volta che le sue braccia sono tese, la sua vittima viene messa in uno stato simile all'ipnosi, dove è totalmente incapace dal fermarsi dall'andargli incontro. Lui non lascia mai dietro di sé corpi o prove, sia che assorba, uccida o porti le sue vittime in un luogo indefinito o in un'altra dimensione. La sua faccia è pallida e leggermente cadaverica e sembra quasi essere avvolta in qualche tipo di garza o tessuto. Gran parte del fascino dello Slenderman è dovuto alla complessiva aura di mistero che lo avvolge. Nonostante giri voce che uccida quasi esclusivamente bambini, è difficile dire se il suo obiettivo sia o meno il massacro. Viene spesso riportato che si può trovare nelle foreste che tendono spesso a essere in periferia. Viene anche segnalato in presenza di grandi gruppi di bambini, come dimostrano molte fotografie. Si pensa che apprezzi perseguitare le persone che diventino eccessivamente paranoiche sulla sua esistenza, facendosi vedere di sfuggita per poi spaventarle ulteriormente in seguito. Per questa ragione sembra che Slenderman trovi divertente torturare psicologicamente le sue vittime. Sembra spesso galleggiare o fluttuare piuttosto che camminare, il che suggerisce la possibilità che sia un'entità eterea più che una creatura o un uomo. Questo spiegherebbe anche come sia in grado di muoversi a dispetto del suo corpo mal proporzionato. Tuttavia, il suo obiettivo rimane sconosciuto. Si dice che sia il padre di un bambino morto in un incendio e che le fiamme gli avessero totalmente sfigurato il viso. Ecco perché lo Slenderman non ha tratti facciali. Questo padre, da allora, si aggira sempre in luoghi comuni, dove sono presenti i bambini, perché vuole ritrovare suo figlio ormai morto. Nei cenni storici ci sono in alcune pitture rupestri brasiliani, che risalgono al 9000 a.C., dei disegni molto simili a uno Slenderman, un uomo alto con dei tentacoli al posto delle braccia. Nei geroglifici egizi risalgono al 3100 a.C. e si trovano nell'area del Basso Egitto. Incisioni di geroglifici rappresentanti lo Slenderman sono state trovate nella tomba del faraone, il quale si diceva avesse avuto qualche genere di incontro con qualcun altro. Queste raffigurano una creatura con arti situati nella zona superiore del corpo, incisioni che però non sono mai state ritrovate in nessun'altra lingua geroglifica. Poi ci sono alcune curiosità. In antiche stampe medievali viene mostrato uno scheletro con tante braccia. Alcuni pensano che sia la prima testimonianza dell'esistenza di Slenderman. Nel gioco Minecraft c'è un mob basato sullo Slenderman, sia per nome che per fisico. Slenderman è uno strano uomo molto alto, secco e con il corpo interamente nero, con sfumature viola e con l'abilità di teletrasportarsi. Normalmente sarà innocuo, ma se guardato negli occhi aprirà la bocca ed inizierà a perseguitare il giocatore. Slenderman è la creepypasta più famosa, dopo quella di Smile, questo a testimoniare anche i videogiochi creati su di esso. Invece la diffusione della leggenda su internet è impressionante, tanto quanto il numero di fake che supera di gran lunga gli avvistamenti reali. Chi lo sa se lo Slenderman
sia realtà o finzione, sia veramente vissuto o esistito. Chissà, bisogna soltanto ricercare per scoprirlo. Bene ragazzi, alla prossima creepypasta.